Pronti, sì, pronti a governare l'Italia. È un po' il sunto della conferenza stampa di Fratelli d'Italia di oggi pomeriggio, dove la neo senatrice Simona Petrucci è stata presentata al gruppo consiliare di Arezzo. Un grandissimo risultato nazionale a cui Arezzo contribuisce da tempo, aggiungendo molto di più grazie a una classe dirigente guidata dall'avvocato Francesco Lucacci, che insieme a tanti altri ha organizzato un partito in maniera capillare sul territorio, capace di fare proposte concrete e di contribuire anche al buon governo locale. Oggi salutiamo una senatrice che sarà aretina a tutti gli effetti, rappresenta un grande territorio come anche quello di Grosseto e Siena, ma oggi salutiamo la sua grande disponibilità a rappresentare questo territorio per portare finalmente in questa nostra città e nella nostra provincia dei risultati concreti. Riportare il potere nelle mani di Arezzo così da rappresentare il territorio e le sue stanze è con l'impegno che l'onorevole Petrucci porterà a Palazzo Madama, ma non finisce qui perché verrà istituito anche uno sportello ad hoc proprio in città per raccogliere le segnalazioni. Certo, noi facciamo un'attività a Roma che è in genere dal martedì al giovedì e il venerdì io sarò presente sul territorio d'Arezzo grazie all'apertura di uno sportello che ci permetterà non solo a me ma anche a tutto il partito di incontrare sia i sindaci della provincia sia le associazioni e anche i cittadini. Insomma, una vittoria schiacciante quella del partito della Meloni che la segreteria provinciale cercherà di capitalizzare quando si dovrà indicare il nome del prossimo candidato a Palazzo Cavallo, ma Lucacci rassicura nessuno sgambetto. Noi ci auguriamo che in futuro si prenda atto di quello che può essere il ruolo e la visione di Fratelli d'Italia nella quella che può essere l'identificazione dei problemi da trattare e soprattutto delle persone da scegliere. In questo momento noi abbiamo una giunta comunale, una maggioranza coesa, solida, ma che appunto alla fine del quinquennio dovrà vedere un nuovo candidato perché Alessandro Ghinelli avrà fatto i due mandati e quindi non potrà più essere candidato. Quindi ci auguriamo che in questo periodo e grazie a questo risultato, se soprattutto verrà confermato in futuro e comunque anche grazie ai risultati del governo nazionale, ci possa portare ad avere una voce in capitolo maggioritaria su quella che può essere l'identificazione del prossimo candidato a sindaco. Per il resto i rapporti all'interno del comune, perché qualcuno mi ha chiesto anche questo, cioè non è che cambiano, non è che perché abbiamo preso il 31% a livello nazionale ci... Quindi nessun rimpasto né qui né in altri comuni della provincia? No, non vedo, cioè nei comuni della provincia il risultato rimane quello che è stato, cioè a meno che poi qualcuno non passi con noi proprio a livello fisico degli attuali consiglieri allargando le nostre fila, lì già cambia il discorso, ma è totalmente un altro discorso in base al risultato del nazionale, ma i consiglieri comunali Arezzo e la ripartizione e la composizione rimane la stessa, cioè associare un risultato nazionale a un qualcosa di locale può essere fatto su quello che possono essere sempre i temi, cioè che magari i temi della sicurezza che per noi sono più importanti magari dovranno essere osservati maggiormente, quello che abbiamo chiesto anche come atto di indirizzo dell'aumento delle telecamere e il miglioramento di quelle già esistenze, magari vorremmo che, ma questo lo dicono i cittadini perché votando Fratelli d'Italia hanno fatto e hanno indicato a chiunque, a qualunque livello, che il tema della sicurezza, il tema della rassicurazione anche dei cittadini nel vivere quotidiano è un tema che interessa ben più di altre cose.